domanda: come vediamo grande il sole nel modo in cui lo vediamo? Andiamo a vedere a fondo cosa ci hanno insegnato. Andiamo a vedere a fondo cosa ci hanno venduto. La NASA dice che il Sole è distante circa 93 milioni di miglia. Non esiste assolutamente alcuna prova di questo se non la parola della NASA. Il Sole si trova a 875.000 miglia. Non esiste assolutamente alcuna prova di questo se non la parola della NASA. La velocità della luce, hanno riferito, è di 186.000 miglia per secondo. Due tipi potevano intuire questo con delle lanterne ad olio combustibile da due cime distinte, facendo segnali luminosi e rilevare il tempo con il loro timer da polso? 93 milioni di miglia sono lontani 8 minuti luce. Se il Sole si trovasse giusto vicino alla Terra, alla grandezza che dice la NASA, apparirebbe così. Ma a causa della distanza, appare così. Ora, secondo la NASA, il Sole si trova lontano a circa 8 minuti luce. 186.000 per 8 per 60 secondi fa 89 milioni di miglia. Se allontaniamo il Sole semplicemente ad 8 minuti luce, si riduce a questa dimensione. Quanto apparirebbe più piccolo il Sole se lo allontanassimo ad una distanza doppia? O meglio, adesso spostiamolo per 8 volte della stessa distanza che fa circa un'ora luce. Un'ora luce, 60 secondi per 60 minuti per 186.000 miglia, uguale 669 milioni di miglia. Si ridurrebbe ad una grandezza 8 volte più piccolo di quanto abbiamo visto prima, e questo solo muovendolo di un'ora luce. La NASA dice che siamo in grado di vedere stelle della grandezza simile al nostro Sole che si trovano non lontane un giorno luce, non lontane una settimana luce, non lontane un mese luce, ma lontane milioni di anni luce. Dico, riuscite a vedere il problema? Queste distanze, queste grandezze sono completamente costruite, non si tratta altro che di impossibili menzogne che vi accecano la verità. La luce non viaggia a queste imponenti ed incomprensibili distanze, viaggia ad una breve distanza e si dissolve come tutte le altre onde di energia. Gli oggetti si muovono in lontananza, riducendosi in grandezza molto rapidamente, diventando invisibili dopo una relativa breve distanza. Meno di 100 yard, siamo passati da questo sole grande a questo piccolo puntino. Quello che sappiamo sul nostro sole, sulla luna, le stelle di pianeti, è che non sono nulla più che luci nel cielo. Domanda: come vediamo grande il sole nel modo in cui lo vediamo? Risposta: è piccolo e vicino. Il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle girano tutte sopra la nostra magnifica Terra piatta. Disimparate le menzogne e fate ricerche sulla Terra piatta.